Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, sono in buona compagnia perché è venuto a trovarci lui, Enrico Nigiotti, benvenuto. Grazie, grazie. Ti vedo abbronzato, rilassato, cioè fammi capire che effetto ti fa Sanremo. No, per adesso non è ancora cominciata la carica, però alla fine Sanremo è un'energia che poi ti arriva addosso forte, devi trasformarla in energia positiva perché potrebbe essere a volte anche un po' negativa, nociva, ti blocca. Però speriamo, io credo di trasformare in maniera positiva, sono abbastanza sereno. Ma certo, sereno, assolutamente, sì, anche perché è un'esperienza talmente bella e forte, sì, che bisogna viverla così. Allora, hai già vinto un premio importante, il premio Lunezia, proprio per questo testo meraviglioso che ha colpito veramente tante persone, perché è autobiografico, sì, è un brano intenso, suggestivo. Ci racconti di Non Hollywood? Sì, io... fatto questa cavolata. Chi ti sta chiamando? Vogliamo saperlo. Puoi fare allora, quello che vuoi, sei a casa. È un testo, ovviamente è una canzone alla quale tengo tantissimo, è la, forse sicuramente la canzone più importante che ho scritto, ma anche la canzone ovviamente che avrei preferito non scrivere. E è un testo, è una lettera al mio nonno che purtroppo non c'è più, e dove ci parlo proprio, e non è che nemmeno descrivo in maniera fotografica, più che altro cronologica, quello che vedo e quello che non sento più dei suoi racconti della generazione passata, e gli racconto io la mia, diciamo, un po' così, è una lettera, ecco. Una lettera sicuramente che emozionerà tutti, perché i nonni sono preziosi. I nonni per sono, tutti. Sì, sono i genitori alla seconda. Certo. Senti, cosa ha detto nonna Graziella quando ti hanno comunicato che saresti stato a Sanremo 2019? Ma io quando... Sì, in realtà l'abbiamo visto insieme perché ero a casa della mia nonna a cena, anche lì mi hanno chiamato per penultimo, stasera sono per terzultimo, quindi è... Che ansia! Sì, la mia nonna poverina era rincoglionita lì, che non ce la faceva più, voleva andare a letto, perché era mezzanotte e mezzo, però era molto felice, si è praticamente commossa, si può dire. Immagino, invece sì. Tua mamma? La mia mamma erano tutti contenti, c'era il mio zio che sembrava avesse fatto con Livorno, urlava, quindi... No, è una bella... sapere di esserci, esserci poi con questa canzone è un traguardo per me. Già questo è un traguardo, per cui poi aver vinto il premio Lunezia è una cosa in più da portare appunto, a casa. È importante. E invece venerdì serata dedicata ai duetti con Paolo Iannacci, sarai, sì, sul palco. Questa collaborazione com'è nata? Ma io in realtà volevo cercare di non fare il classico duetto cantando con qualcuno, perché secondo me non c'entrava niente con la canzone. Allora ho scelto Paolo Iannacci, che è un pianista bravissimo, è un jazzista formidabile, per creare comunque sia una veste al pezzo molto più intima, piano e voce. E in più siamo accompagnati, viene anche un artista che si chiama Massimo Ottoni, che fa il sand art, praticamente disegna con la sabbia. Ah, meraviglioso, ho capito. Quindi mentre canto, mentre suoniamo e cantiamo, c'è lui che spiega un po' la storia, quindi secondo me sarà molto bello. Io non ho visto nulla perché ovviamente quando canto non posso guardare lui. Però mi hanno detto quindi sarà una sorpresa anche per te me, rivedendolo. Assolutamente, poi. Sì. Fantastico. Un'altra data importante è il 15 febbraio, perché esce il tuo nuovo album che anticipa anche il tuo tour. Sì, esce Cenerentola e altre storie, dove c'è sia il repack del mio vecchio album, però che comprende sia Non Hollywood, appunto, e sia una canzone che ho dedicato ad Alda Merini. Alda Merini. E anticipa il mio tour in teatro, che partirà dal 3 aprile a San Benedetto del Tronto e poi girerà un po' per tutta Italia. Poi sì, farò un po', quindi tutto. Mi raccomando, anche attraverso i social facci sapere le date, che veniamo a vederti ed ascoltarti. Assolutamente sì. Beh, grazie Enrico, sei stato gentilissimo, torna a trovarci, mi raccomando, a Radio Bruno quando volete. Che si dice in questo caso? In bocca al lupo? Io dico anche in culo alla balena. In però culo alla balena, poi detto così, in culo alla balena, perfetto. Grazie Enrico, un saluto ai nostri amici di Radio Bruno. Un saluto a tutti i nostri amici di Radio Bruno. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.